perché il tempo è tiranno, il tempo è tiranno, e quando il tempo è tiranno, se è tiranno, regina di cuori tra mille colori, lei sta per lui ieri, mi ha dato secco. E anche lui si è imbiancato un po' come te, eh. Ragazzi, passati. C'ha le stesse, la stessa barbettina, un pochettino così, capito? La cipollina come me, vedi? Sì. Pierotten. Sì, anche ieri ho fatto tardi. Diciamo che il colpo di grazia è stato Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio è stato il colpo di grazia, ieri mi c'è avuta la camomilla per davvero, mi ha aiutato Bonomelli. Mi sono un attimo. Madre, buongiorno. È stata dura, però insomma anche ieri l'abbiamo svoltata. Stasera però si guarda Sanremo. Stasera c'è i duetti. Ah, c'è Bubone. Stasera abbiamo il nostro grande Bobo. Un grande Bobo Rondelli insieme a Irene Grandi. Quindi mi raccomando. Irene Grandi, che l'abbiamo vista in condizioni pietose, lo potremmo dire. L'occhio mio. Irene Grandi c'ha gli occhi torti. Canta male, lo potremmo dire. E meno male che c'è Bobo stasera, va. E meno male c'è Bobo stasera. E quindi ragazzi, quindi ieri sera. Nessun fatto potrebbe anche dire. Ma va, batti lei, vedi voi. Sarà fra l'interpretazione sentita. Sai, c'è la storia. Ma ha scritto ieri, Vora. Vora. Sai, c'è la storia vera di quando la Sugar Hip nel 2000, che Irene Grandi era nell'apice, vivo in vacanza da una vita, una moglie arcide sua. Ah, mi ricordo della Sugar Hip, veniva spesso. L'anno d'oro, sai. Io il giubbotto dell'aria lo butto sul divanetto, a un certo punto tutti gli autografi qua ci abbracci, sai. Lei a sedere, io faccio, io, scusami, e lei dice, oh, volete fare anche te? Facciamo la foto. Io no, se tazzi da lì che c'è il mio giubbotto di sigarette, me li stai schiacciando. Ah, salzò, preso il giubbotto e disse, oh, grazie. Ma quel tempo era un'ora e faccio schiacciare il giubbotto di sigarette. A me non mi ricordo dai, la sigaretta tutta ciancicata da Irene Grandi. Dalle sedere di Irene Grandi, ma te, la fumavi così. Matti, a sorzini da fumare. Te e Irene Grandi. Grazie Samuele Ronchetti, nonostante buongiorno Sanremo, resisto. Oggi finisce l'anno il mio amico Vito, finisce 45 anni. Ah, quindi. Tanti auguri. Noi abbiamo ancora problemi con questa connessione col Tirreno, abbiamo ancora problemi con la pagina di Facebook di Rico Urbana, abbiamo ragazzi un sacco di problemi. Però le risolveremo. Ma che ce ne frega? Ma le risolveremo. I problemi, dicevano vecchi, sono alti. I problemi sono alti. Ieri siamo andati a San Vincenzo sfidando un freddo di quelli che becco, ti dico becco a bestia, per vedere questa Coppa Toscana, la finale di Coppa Toscana. Senti, strascichi. Allora ti dico che eravamo incappucciati, chiusi fino a qui, si vedevano solo gli occhi. L'ho visto, però, l'ho visto un po' di diretta, eh. Però la potremmo dire. Che l'arbitro come ma quando si va fuori l'arbitro io sa che è da poco che seguo il mondo del pallone dilettantistico, ti è bastato però devo dire che effettivamente l'ho vista ieri proprio ruota in quella maniera atroce. Quindi, il fischietto che sentite in lontananza arrivare l'uomo che sussurrava all'anelli l'uomo che sussurrava alle piattole e piattole topi. Allora. No, lo tronchi. Buongiorno. Allora, è arrivato anche il vecchio. Allora, non lo so cosa succede ancora. Stamani mi hanno detto che il discorso l'ha fatto te, non riescono a farlo. Lo so, perché hanno cambiato la procedura di Facebook. Ma di Facebook? Ci ha rotto le palle. Il Tirreno niente. E il Tirreno non va. Ci hanno bloccato a tutte le parti. E siamo quindi su dalla non so qua cavata, un giorno 88, un giorno e quindi un giorno. Non gli ho detto davanti senza fare tanti allora, quindi 4 capito, lei... 88 allora no, sei Giovincella di che anno sei senza di nomi, senza far nomi. 79. 79. 88 passavano ancora. Mascia, di che anno sei? 87. No, c'è una vicina. Hai ragione, ci facevo conto perché ultimamente sta scazzando sul corso. Allora, ragazzi, siamo come al solito senza notizie. Quando fai? Vai avanti. Ma vai anche fuori, E va, ci va. Paolo Palumbo, il cielo di vita, sì, infatti abbiamo messo Io sto con Paolo, ieri è l'hashtag di Paolo Palumbo, anche lui, malato di SLA, che è andato a Sanremo, ha fatto una canzone,
bella, è stato un momento bello. Non l'ho visto, anche perché ho detto saremo, volevo vedermi a Piero Pelù ieri sera, poi ce l'ho fatta invece a prendere sonno prima. Piero Pelù mi è garbato che c'era, invece che la scuola diventava ambientalista, siccome diventava ambientalista invece del pantalone in pelle c'era i pantaloni in plexiglass neri, cioè, era proprio in plexiglass, era praticamente era foderato di plastica, capito? Ora va di moda. Questo vecchio stampo si va sotto loco, diavolo, proibito. Ma ora no, ora, giustamente lui è ambientalista e ha dovuto fare questa cosa. Era gigante col nipote. Sì, sì. Povero bimbo, dai, un nonno come Piero Pelù, che disgrazia deve essere. Mi mando di fuori con questo misquicco. Ciao, ma nipote, ma nipote. Piani che il bimbo piange. Cambia il pannolino. Quanto misquicco ha mangiato? Il famoso Peruzzi c'è questa cantata al volo che assomiglia anche a Varecchio. Sì, bello, sì, lui è sempre stato bello. E poi chi ben faccio mai. Maravelli, buongiorno, Pagotto, buongiorno. Roberto, Mario, Pino. Non mi ricordo, sono parlati di pinguini. I pinguini. I pinguini atomici. È un gruppo. Ma l'hai visto? È un gruppo. No! Oh, dai. Non l'ho visto. Perché pinguini? Poi pinguini. Levante! 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 No, levante! Levante! Regina di cuore! No! Ma che ce devo fare con Sanremo? Perché Sanremo e Sanremo. Ricchi e poveri, siete persi ricchi e poveri. Ecco, mi ha scritto uno e mi ha detto. Vi siete persi ricchi e poveri. No, allora la brunetta chiamava la brunetta di Ricchi e Poveri, Maurizio Micheli. Brunetti e Ricchi e Poveri. Allora, la bionda di Ricchi e Poveri era con noi l'ultimo dell'anno a Cicconi. Ma ha detto Rocco, non lo sapevamo. E io che se no ti pigliavo il karaoke. La bionda, Marina si chiamava. La prima, erano quattro. Ah, wow. Allora sì, ieri si sono riuniti per l'occasione. Ah, Marina. Ma lui c'era la bionda. L'ho detto, non l'ho visto, ma cosa ne so. Era fa l'ultimo dell'anno a Cicconi e io se sapevo che era lì, perché eravamo accanto, l'ho visto, ricoppiato lo sciuariff. E cazzo. Attenzione, sono detto, ci fai, coppiato lo sciuariff, ci fai a certo, quanto... Certo, la bionda di che poi. Cioè, no. Che confusione sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringilo forte, arembalo vicino. Basta. Tempo troppo fotografico. Ma Sanremo ti spinge. Sanremo, ma te lo guardi Sanremo? Si vede che la vostra moglie me la dà più. No, è la vita, la vita. Quando uno parla di mattina così. Hai capito? Fanno le corse vuoi darla a lui invece. Sì, sì. Al campo sportivo hanno messo anche le franzene per fermare la strada ora. Ci posso fare due risate? Con lui? Ci parli? A che serve? A che serve? Ma andiamo due notizie. Una, dalla. Allora, inutilizzata ed ormai inutile, la fontanella dell'acqua pubblica a Capoliveri. Sì, ma cioè, perché? Per quale motivo? Perché dice che a Capoliveri la volevano gassata. Insomma, è naturale che ce l'avevo. Saluta. Ciao. Oh, grande Saretta. In pratica, pratica. No, perché siamo nostri. No, in pratica. L'hanno fatto fuori, Sara. No, mi lascio lì, se faccio voce fuori campo. In pratica la volevano cassare l'acqua. E allora niente, mettici anche quella con le bollicine. Ferrarelle. Ma dai. Sì, almeno ci siamo tra. Un po', oggi no, sì. Poi basta. Mi piacciono gli annacci, fa i figlioli annacci. Certo, Enzo sarà dura e ti piace. Insomma, la volevano rassata, Ma non e rassata. Se ci va un po' di vino è anche meglio. Bravo. Sweet dreams on me. Poi mi è garbato anche. No, un'altra volta, a dire notizie. Ma che c'è notizie? Il tempo ha barato mezzo mondo, intervento dei vigili del fuoco. Siamo nel Porta Azzurro allora, ieri, che questo ragazzo era da ghiaccio. Allora, intervento a cascata dei vigili del fuoco. Sono stati impegnati tutto il tempo, causa. Monteperone, strade provinciali, Monteperone da Civillina chiuse per alberi abbattuti. Da un disastro stato. Sul sito del Urbana Show, chi lo può guardare in alto? Ah. Io anche ho paura a dirlo perché adesso mi bloccano anche se sempre. No, qui non ci possono bloccare. C'è scritto. Sai cosa è stato ganzo bello di ieri? Ma insomma, non ce la famo uscire da questo discorso, da questo cinefraio. Sì, cioè, in modo troviamo. Comunque, voi di webmanshow.it il sito va. Sito c'è, sito c'è le notizie le mandiamo. Ma solo di poter mettere le notizie su Facebook. Cioè, perché su Facebook noi mettevamo notizie sulla pagina Facebook e voi andavate magari a vederle anche sul sito. Ma sul sito ci so.
perché qualcuno ci ha levato questo ponte. C'era questo ponte che andava da Facebook al sito. Capito. Ci hanno parato. Guardate, sì, non ci fate arrabbiare. Oh. Capito. Perché poi davvero, davvero. Dicevamo, dicevamo. C'è chi ci sono occhiali ieri, eh? Senza maschera. Un'altra volta questo saremo. Ma che bambolo? Il bambolo, sì, sì. Ah, il bambolo. Sì, ma poi bambolo non è, ma è grande. Ma grande. Quello lì che parla di canzoni. No, ma è grande, è grande. Sgruzza la donna, è grande, faceva tutto la maschera, maschera. Non ce l'aveva, è venuto... Ha fatto, fatto tanto casino con la maschera. No, è venuto smascherato e... Dicevo, sai ieri. 30 anni. Sai ieri cos'è? Buongiorno, buongiorno a tutti. Sai ieri cos'è che... Nella partita... La guardalinee, la guardalinee donna Arianna, che cioè, sapevi anche come si chiamava? Perché c'era il megafono e hanno fatto la presentazione di tutte e due le squadre. Carini i bimbi del, del Porto Azzurro, l'Ultras, mi hanno fatto schiantare dalle risate, hanno fatto proprio come gli stagli veri, sai, ogni nome. Olè, olè. E poi è arrivata lei, questa guardalinee donna, un po'. Vai, guarda, guarda a noi. Mm. Bella! Quindi... diciamo che deve avere un giro un giro vita, capito? Un giro abbastanza un giro vita abbastanza alto, sì, abbastanza ampio. Che si è aggregato a parte a parte ormai no, l'ha pestato, infatti li ricercati, lo sanno, sono sempre qui. Facciamo un attimo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. E insomma, sai, sta bambola, capito? E ogni volta che c'era un pallone, ti infuriava. Arianna! Bellissimo, pisciato le risate. L'importante è che non c'è stata offesa, eh? No, no, infatti hanno offeso l'arbitro, hanno offeso l'altro guardalino e poi hanno detto, bella, a te ultimo perché c'è la signorina. No, bravo. Quindi c'è da fa' me. Bravi, applauso, applauso. All'arbitro diciamo, ecco, che è andato in casa con l'orecchio di fistiano, la mamma poi, ma la sua mamma, povera, no. Però ha fatto di tutto per farsi vedere. Sì, eh? Sì, sì, sì. Allora, una notizia c'è che c'è stata una proroga per cosa? Rinviata la chiusura tramite mille proroghe, la posticipano al 2023. Gigante! Si manterrà fino al 31 dicembre del 2022 un fondamentale presidio territoriale che è il Tribunale. Vabbè, ce l'avevamo commentato anche ieri con il Landi. Che diceva Landi, però dice però un po' poco, dice un po', cioè come queste. È come quando ti rinnovano, come il colore, si rinnovano, capito, il contratto gigante a tempo. Però ma va questo coso, va questo questa radio, quasi sì. Va. Ma te vai, te vai. Io non vado. Leggi l'oroscopo, non so dove c'è il calore. No, sai ieri c'è anche Sabina Salerno, eh? Siamo donne. È in forma forte. Io c'è talento, era impazzito. Su Facebook. Dice, erano su anni, dice, no, a me mi è venuta fuori su Instagram. È tanta roba. Ti hai visto? Eh? Caro. Hai capito Sabina Salerno? Mi col colpo lì. Regina di cuori è un 888.000. Ma sì. Lo sapevo, non avevo dubbi. Allora io ci saremo. No! No, no. Vabbè. Fatta faccio di. Madonna. No. Spermalosa. No. Mamma mia, guarda. Sento io me l'ascolto, visto che non c'abbiamo notizie. Ci date una notizia voi. Diteci là. Chi vince Sanremo, dai. Forza. Dai. Chi vince, dai, forza. Dati due nomi, dai, forza. Secondo voi chi è che vince Sanremo? Piero Pelù. Maurizio. Oh, ti vince Sanremo, Maurizio? Te no. Stamattina cambiamo oroscopo, Visto che Fox mi garba, mi metto un altro. Allora, vai, io vi faccio un bel ciao. La pagotto, sì, ma perché quando suoni con Martello non ti mette la tutina di Achille Lauro? Se si mette la tutina lui, c'ha... La coglia, sai dove gli arriva? Cioè, invece Achille Lauro l'aveva nascosta bene. Gabbani, secondo Gabbani. E Gabbani invece la coglia ce l'ha, a differenza di Achille Lauro. Porca miseria, c'è un po' di coglia. Hai visto? Allora, se Achille Lauro se ne scordasse, si scordava in albergo. È migliorata di prima. L'avevo detto io. A potere, a potere. Ora è una donna con la di grossissima. Buongiorno. Infatti, vedi, la mossa del cavallo
ne ho dentro un pazzo, devo sempre tenergli le redini tirate. Perché scalpita. Alla vigilia di una spettacolo. Questa è brava, fatto sì, ha appena preso un cantante. Che tartagliate, che ha presentato un cantante, sarà bravo, un cantante. Quindi brava Simone Salerno e Gabbani con la Puglia e Achille Lauro no. Beh, ciao. Allora, abbiamo avuto un problema ieri con una nostra amica. Dov'è che c'è? Non abbiamo problemi? No, con la nostra amica della relazione, che chiameremo per Mascia. Mascia. Abbiamo avuto dei problemi sull'oroscopo, in quanto ieri Paolo Fox mi aveva detto di tutto. Fai schifo, aviti, sistema la casa, ma ti vergogni. È arrivato il buttafuori dell'asilo nel frattempo. Tutto a posto? Branco delle Stelle invece, stamattina c'ho a Branco. Branco perlomeno dai. Mi piace Branco. Branco ci sta che sono tutti felici e contenti. Ieri Fox è stato una tragedia. Ma bisogna sempre essere tutto positivo. Sì, ho capito. Allora, tanto parlate di caffè, grazie. Da quando Urano... Urano transita in Toro, Branco la piglia larga, sì, sai, sì. Branco mi piace. Urano, attenta alle corde. Va precisato che è un'opposizione che crea terreno ideale per nuove passioni, quindi creeranno nuove passioni. A parte ci vuole l'interprete, per capire. Mentre agita i legami di vecchia data, essendo il pianeta importante per le collaborazioni professionali, i problemi si presenteranno nei giorni di luna negativa. Quando è sta? Ora mi dovete spiegare quando come famo a vedere che la luna è negativa. Come famo? C'è il segno meno. Ma c'è la possibilità di partire con nuove iniziative. Gli astri creativi e finanziari anche oggi sono toccati dalla fortuna. Meno male, va. Il Branco ti salva un po'. Bilancia. Dove sono stava? Bilancia. C'è qualcuno della bilancia qui? C'è qualcuno della bilancia? Niente, non interessa a nessuno. Sì. Sì. È buono. Hanno detto che hai pulito, quindi sei stata brava. Ha pulito bene. Complimenti. Bilancia, reumatismi, ossa, digestione lenta. C'è un pollettino di vela. Chiede la bilancia. Sintomi classici che si presenteranno sotto l'opposizione Saturno-Luna. Sentili. Oh. I vostri parenti sono così imprevedibili. E l'acqua in bocca non riguarderà affari, iniziative pratiche. Ma di l'acqua in bocca? Direte tutto a me. Ma che cazzo? Branco, ma posa il fiasco, Branco. Leone. Ci hanno chiesto? Pesce. Il Sagittario. Sagittario? Allora, aspetta, fammi un leone che ormai ha caricato, ci mette due ore. Sì. Leone, sostenuti dall'ottima Venere in Ariete. Non te la dai, voglia prima leggerlo. Si tingono con Marte in Sagittario. Ma che cazzo per cazzo? Che cazzo vuoi? Buongiorno. Mettiti a sedere qui da rompere un giorno. Aspetta, guarda. Vieni qui, ti do uno schiaffo. Ma non solo oggi e domani, il meglio è previsto per sabato, quando inizia il pleniluvio nel segno. Allora forse sabato qualcosa rimediamo, dai. Ecco, il pleniluvio nel segno. Ma non è facile il rapporto di lavoro. Siamo in acquario e non mancano opposizioni alle vostre azioni. Questo è scemo davvero, guarda. Hai detto Sagittario. Sagittario. Bene. Per una signorina fuori campo che gli diamo un nome così, Carlina. La chiameremo un nome di fantasia. È un nome di fantasia. Sagittario. Partiamo. Prima che inizi la confusione di Mercurio, congiunto a Sole e Nettuno. Spezza un po'. Sì. Ora lo questi li fatti in giro. Lo questi davanti a Branco. A Nettuno, sì, è più allastiato. Ma sì. Primo pericolo è la mancanza di disciplina. Siete portati a fare tante cose insieme a scapito della qualità. Questo vi sentirete rimproverare, specie se svolgete un'attività a contatto con il pubblico. Interrogate anche il vostro cuore. La passione non dovrebbe difettare, ma qualcosa disturba il legame. Nel frattempo è rientrato il buttafuori della gira. Vieni a salutare la gente. Vieni, c'è cioè i follower. Vieni a salutare. Cioè, ti do un colpo, un capo di incrino. Vieni a salutare. A poi? Nel frattempo oggi abbiamo due canzoni. Cosa abbiamo? Abbiamo la mia banda sonora rock.
a dopo. E? A dopo. Come sei bello. Ma il tapaona che in giro. Sì, e... Metto una a cantare una di 70. Viva la pappa col pomodoro, di Rita Pavone. 70, va bene? 74 anni mi fa cantare. Luciano, se sei a giro te a 72 puoi cantare anche la Pavone a 70, voglio dire. Ma 74. Zitto, l'ultimo segno e poi ce l'andiamo. Dai, fammo cantare quelli mascherati, è meglio di Pavone. L'ho detto Cinganelli che ieri ce l'hanno rubato, l'ho ampiamente detto. Non c'era l'espulsione di Portoghese. Ciao. Non c'era. C'era il rigore a noi non dato. Toro, solo per curiosità, notiamo il transito di Venere in Ariete. Rapidissimo. Vostra dodicesima casa astrale indica tendenze a relazioni amorose nascoste. Lucia. Sì, ma non si capiscano sti segni. Luminosità e pagina nella vita sociale. Viaggi con Giove e soluzioni inaspettate. Viaggia con Giove. Viaggia con Giove. Fatti un bel viaggio con Giove. Ragazzi, Branco mi sa che la prima... è l'ultima volta che lo famo perché guarda di uno schiaffo. Grazie a tutti, ci vediamo domani per l'oroscopo di Boh. Domani ne troviamo un altro. Non lo so. Perché ci hanno staccato. Ma il pesce ha detto. Ci hanno staccato perché non paga l'abbonamento. Regina di cuori, gigante. Ha scritto per te gigante. Chi è gigante? Cazzo non per voi. Ah. Acquario Ronchetti non posso leggere perché è bruttissimo stamane. È bruttissimo, cadono le stelle. Cadono le stelle su Saturno, Urano, un casino. Su Mercurio. Attento che c'è il pleniluvio d'inverno. Ciao.